Pace e bene a tutti, care figlie, cari figli, devoti Padre Pio, sparsi in tutto il mondo, bentornati e bentrovati ancora una volta a questa nuova puntata di Caro Padre Pio, che vi vede protagonisti con queste vostre stupende e meravigliose lettere. Io vorrei essere sempre, come al solito, tanto positivo, tanto gioioso, darvi tanta gioia, ma la gioia ve la voglio dare lo stesso, anche se magari a un certo punto mi potrebbe scappare anche qualche lacrimuccia, perché la maggior parte delle lettere sono sempre lettere tanto tristi, cariche di tante sofferenze che mi descrivete. Del resto è anche giusto che sia così, perché se voi scrivete a Padre Pio è sempre per chiedere la grazia per qualche situazione molto incresciosa e molto triste. Comincio subito a leggere ciò che è scritto in questa letterina. Reverendo Padre Francesco, sono un 82enne. Se vi potesse far vedere la grafia meravigliosa e molto bella di questa nonnina di 82 anni, insieme a mia moglie, un nonnino, quindi sono un 82enne, insieme a mia moglie 77enne, entrambi appartenenti al gruppo di preghiere di San Pio. Non avendo più la possibilità di recarmi a San Giovanni Rotondo, causa salute non soddisfacente, le chiediamo una grande favore. Noi ogni giorno ci colleghiamo a Teleradio Padre Pio per ascoltare il Santo Rosario delle 17 e la Santa Messa delle 17:30 e vorremmo tanto che lei si interessasse a chi di competenza a far sì che ogni tanto inquadrano la statua del Santo sita in Santa Maria delle Grazie, che ci accoglieva con le braccia aperte. In realtà, insomma, all'ingresso della Maria delle Grazie sulla destra c'è questa bella statua, questa bella statua di San Pio con le braccia aperte, come faccio io tante volte. Ma comunque il regista è qui presente, chissà che non possa prendere in considerazione questa richiesta molto bella, quindi accogliere con le braccia aperte ogni anno che veniamo ad onorarlo. Spero tanto che esaudisca la nostra preghiera, nell'attesa di ciò avvenga le diamo auguri e felicissimo 2013. Grazie Mauro e Tonia. Ma questa volta possiamo dire anche il cognome, perché non ci sono problemi. Buona rota. Beh, è una richiesta che grazie a Dio si può, io penso che la regia può fare una cosa simile. Ecco qui poi c'è un bigliettino molto piccolo. Caro Padre Pio, ti vorrei dirti tante cose, ma una è molto importante. Aiuta mia mamma, Agata, che sta molto male. Si trova all'ospedale, ha una brutta malattia. Stagli vicino tu, Padre Pio, perché lei è veramente devota e vorrei che venisse ancora a farti visita. Beh, diciamo, io ho voluto leggere questo bigliettino, c'è scritto ancora qualche altra cosa che non riesco tanto a decifrare, ma abbiamo capito il problema. Ecco, viene scritta da Trapunti di Giarre, provincia di Catania. Quindi si prega per quella mamma, ma non c'è colui che scrive con lei. Pregheremo con tutto il cuore. Ancora un altro bigliettino. Chiedo una preghiera a Padre Pio per Clementina di Como, che è sempre ammalata, di illuminarla e farla guarire. Grazie Clementina da Como. Noi pregheremo insieme a questi cari fedeli devoti che ci circondano e insieme a tutti i fedeli che ci seguono attraverso la teleradio Padre Pio. Ecco, qui adesso c'è una lettera che noi abbiamo trascritta, era quanto incomprensibile, noi speriamo di averla interpretata bene, però ho l'occasione di dirvi, scrivete breve, scrivete chiaro, se poi noi stravisiamo il pensiero vostro non è colpa nostra. Comunque questo è un anonimo straniero, quindi già scrivendo in un'altra lingua è difficile tradurre, poi se non si scrive chiaro diventa ancora più difficile. Allora, caro Padre Pio e Santa Maria, sono Andrea e chiedo un miracolo per mia madre Micaela. Ha subito le pietre, non sappiamo cosa voglia intendere, e l'ernia ombelicale. Scomparire per sempre e riacquistare sua piena salute. Abbiamo voluto lasciare anche le cose un po' pure all'infinito, come fanno un po' gli stranieri, proprio per far capire una lettera straniera. Amen.
Andrea, pregare per il benessere e la salute della sua famiglia. Bogdan sposò il fratello Costantino, suo padre Georg, Elena e le sue, qui poi in leggi, insomma, e Dimitri, amen. Poi ogni tanto dice amen come una specie di ritornello, quindi lui ha fatto tipo preghiera. Ci fa piacere comunque questo modo di procedere, tipo preghiera. Andrea, pregare per il suo bene e la sua salute, avere dei figli buoni, con lei sposata Bogdan in modo naturale, perché il suo la sua Maria forse è sterile. Amen. Maria Santissima, Nostra Signora, Madre Gesù, Dio ci aiuti fino a quando si va in vacanza quest'estate, nei mesi di giugno, insieme con la nostra orchestra da camera Tunisi, Erlanger Palazzo, ed è per i nostri studenti accogliere il loro impegno e intenso lavoro presentato finora. Aiutaci, Madonna, in questo caso come in tutte le cose che guardiamo, perché non c'è altro aiuto e che la verità, l'innocenza, e qui si capisce molto di più, l'innocenza è la vita e l'amore per la musica, il suo trionfo, nonostante tutto, per nome e per l'amore di Dio, insomma, che trionfi, diciamo, anche questo amore per la musica, anche noi siamo cultori della musica, quindi evidentemente chi scrive fa parte di qualche filorchestra. Amen, anche qui, amen, grazie, o madre, ciò che è nel tuo cuore ho appena cadere l'angoscia del mio cuore e attingere forza e coraggio. Comunque è un anonimo che scrive, ma mi ha fatto molta tenerezza questo modo di scrivere, insomma, così. Ho voluto lasciarlo anche apposta, proprio perché secondo me fa più tenerezza vedere come questi stranieri fanno di tutto, ecco, per scrivere, perché e dimostrano tutto questo amore a Padre Pio e anche alla Madonna delle Grazie. Caro Papa Pio, anche qui l'espressione molto bella, caro Papa Pio, ti affido Marco, l'incontro di stasera mi ha straziata, oh mamma mia. Ho conosciuto una famiglia albanese con un figlio disabile di nome Marco. È nato con un danno cerebrale e viene trattato come uno straccio dai sanitari. Spero che non sia vero questo, Spero proprio di no. Non viene aiutato e persone incompetenti hanno peggiorato la sua situazione. Aiuto quella mamma e quel papà, fa che Marco abbia una vita decorosa. Ho le lacrime agli occhi e le fai venire anche a me, per i segni alle gambe che ho visto, frutto di un'operazione a cui Marco è stato sottoposto e dal quale ne è uscito peggiorato. Stava anche perdendo la vista perché i genitori non avevano i soldi per una visita specialistica e si sono dovuti affidare al medico dell'ASL. Gesù, pensaci tu. Non puoi rimanere indifferente al cuore di una madre che soffre come la tua, di fronte a un padre che si sente impotente perché non riesce ad aiutare suo figlio. È inoltre sconvolgente vedere le difficoltà che si amplificano quando si è stranieri e la gente guarda con pregiudizio e non ti tende una mano per ciò di cui hai semplicemente diritto. Non puoi non intervenire. E chi è che scrive è un anonimo, però mi fa proprio piacere che si preoccupi di una famiglia albanese, che vogliamo sperare, insomma, è qui anche un'accusa alla sanità che non fanno le cose per bene, vogliamo sperare che vengano raccolte queste richieste e che tutto si possa pianificare. Caro Fra Francesco, in passato sono stato due volte a San Giovanni Rotondo, che ricordo con immensa gioia perché in quei giorni mi sentivo ammantato di pace interiore e non sapevo spiegarmi. Per questo mi rivolgo a lei pregandolo affinché insieme alle altre poggi anche questa mia sulla tomba di San Pio unita alla sua preghiera. Ecco, quando io pregherò unisciti anche tu. Ho 45 anni, abito a Messina, alle spalle un passato peccaminosissimo. Blasfemia, rapporti extraconiugali, iniquità, invidia, ira, stupido orgoglio e arroganza erano all'ordine delle mie giornate. Ma già il fatto che ti confessi pubblicamente vuol dire che sei proprio trasformato, guarito all'interno. Questa è già una grande grazia che hai ricevuto. Un giorno ebbe occasione di conoscere e dialogare con un padre rogazionista, ora mio padre spirituale, che non smetterò mai di ringraziare. Raccontai
il misero passato, alla fine del dialogo mi disse di pregare ogni giorno il buon Dio affinché mi facesse risorgere con Gesù. Mi consigliò anche di acquistare un libro che mi facesse capire la preghiera e così feci. Da quel momento ho imparato a pregare, a ringraziare Dio anche per le piccole cose nel bene e nel male. Vado tutte le domeniche a messa, e così recupero anche tante volte che non ci sei andato, e mi confesso, continuo a confessarti, Padre Pio diceva ogni settimana, lo dico anche ai presenti, ma anche se ogni settimana può sembrare troppo, ma io direi 15 giorni, 20 giorni, ma non fate superare più di un mese. Quindi le domeniche vado a messa, mi confesso, leggo il Vangelo e le lettere di San Paolo, prego vivamente San Pio che mi accompagni nel cammino di fede. Avrei voluto andare di persona ad inginocchiarmi alla sua tomba, è una cosa che desidero tanto, ma data la situazione economica attuale non so proprio se posso. Ringrazio molto lei e tutto lo staff che ricambiano, sia lodato Gesù Cristo. Avrei ancora due o tre letterine da leggere che mi ero prefisso, ma anche questa volta devo desistere, però insieme alle altre lettere che aspettano da tanto di essere lette, io le inserisco nell'ormai famosa cartella blu, la cartella di Padre Pio, e come un umilissimo e povero postino le consegnerò a Padre Pio e pregheremo insieme a questi fedeli devoti che sono ai banchi, a quelli che scorrono lentamente e a voi che mi seguite attraverso la televisione. Caro Padre Pio, come sempre ti consegno la cartella del cielo, la cartella blu, che tu hai fatto tua con tante lettere cariche di tante sofferenze, che tu stai a guardare con tanto amore, anche tu hai tanto sofferto, non ti puoi dimenticare quante piaghe, non solo quelle visibili ma quelle invisibili del cuore, di tante malattie, si può dire che tutte le malattie hai sofferto anche tu, come puoi non capire le nostre? Ecco perché ci rivolgiamo a te, fiduciosi, fidenti. Prendi questa cartella, portala da Gesù per le mani di Maria, digli che le prenda a cuore, che prenda a cuore tutte le preghiere rivolte, che le esaudisca, lui che è tanto buono e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Padre Pio, prega sempre per noi.